Buongiorno ragazzi, io mi trovo attualmente ad Oakland, in California. Sono arrivato qua ieri sera insieme a Nicolò e Marcello con un volo diretto da Fiumicino. 12 ore, Fiumicino-Oakland con Norwegian. Siamo arrivati verso le 8 di sera, io ho dormito, complice anche la melatonina molto probabilmente, ma sono lucido, sono bello pimpante. Questa ad Oakland sarà la prima di una serie di spostamenti. In realtà ci faremo 2 giorni ad Oakland, ci sposteremo a San Francisco e poi da San Francisco prenderemo un camper per andare, non lo so, ancora non abbiamo programmato nulla. Voglio farvi però vedere che succede ad Oakland, in questa cittadina vicino a San Francisco, perché è poco conosciuta e a quanto pare c'è un sacco di roba interessante. Siamo qui con Visit Oakland, quindi con l'ente del turismo, e c'è un programma molto fitto da fare, quindi ci farà sicuramente vedere un sacco di roba interessante. Prima cosa, la gita in Segway. Io non ho mai preso il Segway, spero di non farmi troppo male. Andiamo. Bene, siamo arrivati con Uber in mezzo a un bosco. Non c'è nulla se non il bosco. Non prende il telefono, non c'è noleggio dei Segway e non saprei. Vabbè, diciamo che più o meno ci siamo persi, però è quasi piacevole perdersi. No, davvero, è veramente figo. Adesso abbiamo chiamato la tipa, che non so che tipa sia, ma ci hanno dato il numero di questa tipa. Abbiamo mandato la posizione e vediamo che cosa succede. Ci ha detto la tipa di Uber che qua è pieno di cervi. Che bello. Ok, molto probabilmente non ci siamo persi, o meglio, abbiamo contattato un tipo che ha contattato un tipo che ha contattato una tipa e adesso è passato Drew con un pick up dicendo "Hey guys". Ok, andiamo, andiamo da Drew. Eccoci. Here we are. Yeah, we made it. How long were you there? Like 40 minutes. You need help? No, I've done this one before. Io quello con le fiamme, ovviamente. Che bello. Io quello. Al contrario, Marcello. No, it's okay. Okay. Ok, abbiamo modificato la velocità e la sensibilità. Wow, adesso va a palla. Oddio, quanto corre. Oddio. Ragazzi, è la prima volta che provo questa geggiona figata. Guarda, questo posto è pazzesco, ragazzi. Noi eravamo qua prima che ci eravamo persi. There were no people here. This is what the bay would smell like. Esperienza in Segway terminata. Aiuto nel Redwood Park, che devo dire è un parco veramente strepitoso. Redwood Park? Redwood. E adesso abbiamo preso Uber per andare al Cemetery Mountain View, da dove potremo goderci una splendida vista sulla città. Hi. Hi. How are you? Fine, thank you. I was on a plane in California. I had all the time I'd ever. You even know I was looking for you. I think that I was hiding in between. How long, how long, how long did you wait for me? How long, how long, how long? E da qua si vede tutta la baia. E da qualche parte qua giù c'è il Golden Gate. Questo posto mette una serenità veramente straordinaria. Ci siamo un attimo appisolati, diciamo. Però adesso abbiamo recuperato baracche e burattini e ce ne andiamo verso il ristorante dove dovremmo andare a pranzo, perché sul programma c'è scritto questo. E dovrebbe essere ad 800 metri, quindi neanche troppo lontano. E come da programma siamo arrivati in questo diner, che è davvero figo. Ragazzi, guardate che piatti giganteschi. Il tutto accompagnato da una limonata. Oddio. Quanto era grosso quel panino. Adesso ci starebbe un bel prato. Ci sdraiamo, ci addormentiamo. E invece abbiamo preso Uber. Ce ne andiamo verso il vecchio hotel. Ci prendiamo la roba e andiamo al nuovo. Cambio hotel. Caspita, che eleganza. Guardate che vista. Io volo col drone qua. Abbiamo ripreso Uber e siamo arrivati al centro di Oakland. Questa è Jack London Square. È una zona completamente portuale. Non so se lo sapete, ma io sono un chiropratico abusivo e adesso procederò a scrocchiare la schiena di Marcello.
inspira al massimo e poi butta fuori tutto. Ok, sarà? Inspira tutto, gonfia per bene i polmoni al massimo, ancora di più, butta fuori. Ah, ecco una. Oh. Più su. No, aspetta, gonfia. Hai sentito che è scorchiato? Sì, è scorchiato. Bello, vero? Paralizzato. E la giornata si conclude da Itani Ramen, che è un posto che ci hanno consigliato, dove fanno ramen e a quanto pare anche gyoza, per la gioia di Marcello. Questo posto è molto carino. Guarda che bel ramen che si è preso Nicolò. È spicy hot pork Bausa ramen. No, non sono buoni. Siamo abbastanza insoddisfatti. Cioè, Nicolò è soddisfatto. Raga, il ramen era top. Il benvenuto, Francesco Galati. E guardate che meraviglia. Laggiù siete pure San Francisco. E la prima giornata ad Oakland è andata. Ci siamo trasferiti in questo hotel dove staremo per due notti. Oggi pomeriggio, entrando da Walmart, siamo stati fermati da un ragazzo dalla guardia. Non perché avessimo fatto qualcosa in particolare, ma perché eravamo pieni di fotocamere al collo. E quindi si è incuriosito e ci ha cominciato a fare domande. Siamo stati 20 minuti a chiacchierare. E noi gli abbiamo chiesto qual è il posto migliore da visitare a Oakland. E lui ci ha spiegato che Oakland in realtà non è un posto bello da vedere perché ci sono monumenti, ci sono palazzi o cose particolari di questo genere. Ha detto che è bello perché c'è molta cultura. Ci ha detto Oakland è bello per il vibe, per le persone. E ci spiegava di come ci fossero molti locali in cui facevano musica. Detto ciò, il mio vibe per stasera è questo. Mi butto nella vasca da bagno e chi si è visto si è visto. Noi ragazzi ci vediamo domani con la seconda giornata ad Oakland. Buonanotte. Buongiorno ragazzi. Che giornatona oggi. Temperatura ottimale, io ho dormito 9 ore. Tra l'altro stamattina ho lavorato, ho montato il video e sono a posto con la coscienza. Adesso abbiamo una visita guidata all'Oracle Arena, che è lo stadio di basket. Sbrigati Marcello. Eccomi Francesco. Hello. Il tipo di Uber ci ha appena lasciato davanti all'Oracle Arena, perché come dicevo abbiamo una visita guidata. Siamo arrivati all'ingresso e il guardiano ci ha detto andate dall'altra parte perché da qua non si può entrare, o meglio non c'è nulla da mangiare perché è tutto chiuso, è aperto solo durante le partite. Siamo venuti dall'altra parte cercando qualcosa di familiare, cioè, a parte che siamo sull'autostrada, ma poi non so assolutamente, direi che questa non è la direzione giusta. L'unica sarebbe entrare da qua, però io non è che... Ok. Siamo dentro e lo saremo per la prossima ora. Non c'è niente da mangiare qua intorno. Siamo all'interno dell'Oracle Arena ed è l'arena più antica degli Stati Uniti. Here we go at 54 years old, the oldest arena in the NBA. La cosa più economica che c'è sta lassù e costa $400. Vedere una partita da là invece costa 11.000. Right here. And these are their four seats. Stare in questo posto costa $500,000 per 4 persone. Però hai lo chef personale, hai un massaggiatore se lo vuoi, hai tutto quello che vuoi. Però $500,000. Qua c'è il menù, ma voi potete ordinare quello che volete allo chef personale. Parliamo di $500,000 l'anno, quindi è fattibile, non a partita. Adesso entriamo negli spogliatoi e guardate quanto sono alte le porte. Questi in realtà sono gli spogliatoi per i visitors. I visitors non sono gli alieni, sono i giocatori della squadra avversaria. Ci siamo, è finito il tour. Devo dire che anche per me, che non sono un amante del basket, è stato veramente figo. Soprattutto ci ha detto un sacco di roba che non sapevo. Sento lui che dice le stesse cose un sacco, maledetto. Aveva un aneddoto su ogni cosa. Ad esempio quel buco sul muro che avete visto era dovuto al lancio di un secchio sul muro da parte di un giocatore che non ricordo chi fosse, che si era diciamo innervosito per aver perso la partita, e invece di ripararlo l'hanno tenuto come cimelio. Ci hanno messo il plexiglass e gliel'hanno fatto fotografare. Comunque si sono fatte le 16:15. Noi ancora non abbiamo pranzato, perché in tutto ciò non abbiamo pranzato, perché speravamo di beccare qualcosa qua. Sul nostro itinerario a questo punto c'era la visita al lago. Hi, Francesco. I've been driving all night long to the place where I belong. Back to where I started from. Siamo tornati nella cittadina di Oakland. C'è un lago. Andiamo a vedere sto lago. Madonna, raga. Ciao. Che lusso. Ci facciamo questa sorta di aperitivo pranzo, ma tra un'ora ci abbiamo la cena. Vabbè. Scoppia la testa. Yeah, it was red for him. What happened?
corner, my friend. Si sono scassate le macchine, si sono distrutte. E noi che facciamo? Oh, man. Can you help me with it? Yeah. Oh, yeah, of course. Yeah, yeah, because he tried on that block. No problem. Yeah, yeah, of course, we can help you. Yes. Yeah. Abbiamo appena fatto un incidente con Uber. Non ho ripreso, cioè ho potevi avere il titolone per il video. Potevo avere il titolone, ho stoppato un secondo prima. Ha dato una bella crocca. No, più che altro spero si muova la macchina, perché da botta non so se la ruota si è piegata. Good rest of your trip. Thank you so much. Welcome. Alla fine siamo arrivati sani e salvi al ristorante. Ci hanno portato la bistecca di brontosauro. È buono il sapore del barbecue, capito? La griglia. Adesso è il momento. Buonanotte Nicolò. Buonanotte Nicolò. Buonanotte. E anche la giornata di oggi è terminata. Questa è la nostra ultima sera ad Oakland. Domani 11:20 si va verso il traghetto, 11:45 imbarchiamo e si va verso San Francisco, dove ci attende il nostro Airbnb. Vi invito a seguire i prossimi video su questo canale e vi invito a mettere un mi piace a questo video e vi invito tutti a casa mia se fate i bravi. Buonanotte. Muah.